Bene, grazie, siamo lieti di avervi qui, ospiti a questo appuntamento conclusivo del ciclo colloquio interdottorato sull'ipotesi mimetica della produzione dello spazio. È stata una settimana, 10 giorni molto intensi, con 10 seminari, conferenze. È stato anche peripatetico perché l'abbiamo fatto tra diverse sedi del nostro Ateneo. Questo colloquio l'abbiamo organizzato, abbiamo avuto grande privilegio e onore avere con noi Poldo Mouchel, che è un filosofo di primissimo piano, ed è l'ultima volta che faccio questa presentazione perché appunto, chi ha già sentito questa è, come dire, Paul è stato per molti anni all'Università di Quebec di Montreal, è stato presidente della società dell'Associazione Filosofica Canadese, da 15 anni insegna a Ratzinger-Cantu all'Università di Kyoto e quindi abbiamo avuto grande piacere averlo con noi a guidarci in questo percorso di riflessioni che nella parte di lavoro si è conclusa ieri, questa è oltre al dibattito. Presentazione di questo ultimo libro che Paul ha scritto con Luisa Damiano e anche una cerimonia di chiusura del colloquio. Abbiamo invitato anche Luisa e sino a ieri Luisa era con noi, eravamo convinti di averla, poi ha avuto un piccolo problema di salute, passeggero che si è risolto in modo che dimostrerà che non è robot, perché forse però non lo so, perché ha fatto un'efficacissima il 448 in maniera veloce ma incredibile presentazione che adesso proietteremo, diciamo, quindi il suo intervento sarà precisamente, esatto, sarà e introdurrà i temi di questo dibattito, di questa presentazione. Poi abbiamo con noi, siamo lieti di avere con noi Arnaldo Cecchini, collega dell'Università di Sassari, e Elisabetta Gola, collega nostra dell'Università di Cagliari, che discuteranno del libro. Non dirò null'altro se non cominciamo con Luisa, quindi diciamo, proviamo, vediamo come va. Buon pomeriggio, sono Luisa Damiano, potendo partecipare oggi ho preparato una breve presentazione del libro scritto con Poldo Mouchel, Vivere come robot. Una presentazione che si focalizza su una delle tesi centrali del libro, quella secondo cui la robotica sociale non costituisce solo un ramo dell'ingegneria ma anche una scienza dell'uomo, un'antropologia sintetica. Come indica il sottotitolo del libro, Status dell'empatia artificiale, l'oggetto centrale del libro è l'artificial empathy, l'empatia artificiale, con un indirizzo emergente della ricerca robotica che è dedicato al design, alla costruzione di agenti robotici capaci di sviluppare le proprie tecniche delle interazioni che sono considerate interazioni affettive o di partecipazione emozionale, quando questi robot sono ritenuti in grado di farlo, vengono chiamati robot emozionali o empatici. Il contesto rispetto al quale il libro trattiamo nell'artificial empathy è quello della robotica sociale, cioè un'area oggi emergente della robotica dedicata all'esame e alla costruzione di robot che siano innanzitutto caratterizzati da presenza sociale, cioè una proprietà che in questo campo viene definita come la capacità di un robot di generare nei propri utenti l'impressione di essere con un altro, con qualcuno, possibilmente con qualcuno che a livello di presenza abbia la solidità di un'altra persona. E robot che siano dotati se non di competenze sociali, ma di performance sociale, cioè che siano in grado di interagire con noi umani attraverso segnali sociali compatibili con i nostri. Se
segnali sociali all'interno dei quali sono considerati di particolare rilevanza per l'interazione tra uomo e uomo i segnali di tipo affettivo, cioè le emozioni. Dove questa idea di robot, quindi di una gente artificiale in grado di interagire con noi attraverso segnali sociali e segnali di tipo affettivo, è un'idea che possiamo considerare originale al termine robot. Se seguiamo l'ipotesi genealogica secondo cui questo termine sarebbe stato introdotto non nel discorso scientifico ma nel discorso letterario, in particolare nella letteratura di orientamento science fiction, perché secondo l'ipotesi genealogica che oggi va più maggiore, il termine robot sarebbe stato introdotto dallo scrittore ceco Karel Čapek nel suo dramma teatrale Google, Rossus Universal Robots, nel 1920. Un dramma teatrale in cui Čapek ci immagina capaci di costruire dei robot biochimici, quindi degli agenti artificiali fatti di materiale biologico di tipo sintetico, che sono sostanzialmente delle copie perfette di noi umani, sono caratterizzate da una socialità nelle loro versioni più avanzate, anche da un'affettività sostanzialmente come le nostre. E questa convergenza tra la robotica, per come abbiamo originariamente immaginato, e la robotica sociale odierna, rende interessante delineare il programma della robotica sociale per contrasto con il programma attribuito da Karel Čapek alla robotica di Moore. Le differenze principali tra la robotica di Turing e la robotica sociale odierna sono essenzialmente tre. La prima è quella che stavo accennando. La robotica di Turing è una robotica immaginata capace di produrre degli organismi complessi di tipo biochimico, mentre la robotica sociale odierna lavora su robot meccanici, la nostra biologia sintetica from scratch, da zero, non è in grado di produrre nemmeno un'unità cellulare, figuriamoci degli organismi pluricellulari complessi quali noi siamo. E questa differenza implica una divergenza significativa rispetto al problema di offrire una socialità ai robot. Se nell'ambito della robotica immaginata da Čapek la socialità emergeva dalle interazioni tra queste coppie pressoché perfette di noi umani, la robotica sociale oggi per offrire una socialità ai propri robot deve impegnarsi in una ricerca intertransdisciplinare estremamente difficile. Resa ancora più alto dal fatto che l'obiettivo della robotica sociale oggi non è l'obiettivo della robotica di gruppo, cioè produrre dei meri strumenti per gli agenti umani. L'obiettivo della robotica sociale oggi è quello di produrre degli interlocutori artificiali per gli umani. Cioè abbiamo una sorta di inversione rispetto all'obiettivo della robotica per come l'aveva immaginata Čapek. Se la robotica Čapekiana era una robotica in grado di produrre dei soggetti viventi, che voleva però trasformare in oggetti, imponendo loro lo status di schiavi. La robotica sociale oggi intende fare sostanzialmente l'opposto, cioè intende trasformare gli oggetti meccanici in soggetti di interazione, soggetti di esperienza, soggetti candidabili allo status di partner sociale per noi umani, almeno nella prospettiva dei loro utenti. Dal punto di vista epistemologico, il progetto della robotica sociale è un progetto che si articola intorno a una nozione di soggetto estremamente distante dalla nozione filosofica tradizionale, il soggetto conoscente come un'entità puramente razionale, puramente immateriale, la nozione cartesiana di res cogitas. La nozione di soggetto intorno a cui si articola il progetto della robotica sociale è quella di una gente dotata innanzitutto di un corpo di socialità e affettività. Una nozione di soggetto che riflette e intende riflettere quella trasformazione che è avvenuta nell'ambito delle scienze cognitive, di quella parte dell'intelligenza artificiale dedicata alla modellizzazione dei sistemi cognitivi naturali, trasformazione che usualmente è chiamata svolta di embodiment, perché è tesa a superare la crisi della scienza cognitiva classica o computazionalista attraverso il superamento della dicotomia cartesiana tra mente e corpo, tra l'escotica e se stessa, che la scienza cognitiva classica è supposta aver riprodotto nell'ambito delle scienze cognitive. Oggi la letteratura di base sulla portata della trasformazione che ha condotto dal computazionalismo all'embodied quantum science, chiedendosi se l'embodied quantum science possa essere considerata un'alternativa genuina al computazionalismo. Infatti il mondo di quantum science è una scienza plurale, si riferisce a una molteplicità di modelli diversi per descriverci come agenti cognitivi. E molti di questi modelli si articolano intorno al modello classico del calcolatore.
lavoratore, cui lavori in ogni istanza, impone vincoli di tipo corporeo mentale. E quindi sostanzialmente il robot diventa, almeno rispetto alle sue linee dominanti, alle sue linee di mainstream, non è considerato introdurre delle novità significative. La novità specifica che le norme introduce rispetto al computazionalismo secondo la letteratura odierna è un diverso approccio rispetto al ruolo del corpo nei processi cognitivi. Se al computazionalismo oggi viene attribuito un approccio essenzialmente dualista di verità cartesiana, le norme di cognitive science è riconosciuta come un'enfasi positiva sul ruolo del corpo nei processi cognitivi, che produce una duplice differenziazione dell'embodiment rispetto al computazionalismo. Innanzitutto l'embodiment caratterizza come processi cognitivi tutti quei processi di interazione tra soggetto e ambiente che sono fortemente legati al corpo, che il computazionalismo considerava come privi di ogni valore cognitivo, cioè azioni, intenzioni ed emozioni. Non solo, l'embodiment rifiuta la posizione classica secondo cui produrre artefatti intelligenti significa sostanzialmente produrre programmi per calcolatori, cioè software, non hardware. Nell'ambito dell'embodiment, produrre artefatti intelligenti significa produrre agenti completi, cioè agenti dotati di una corporeità, essenzialmente robot che attraverso il loro corpo sono inseriti in un ambiente che è anche un ambiente sociale. Ritroviamo così la nozione di soggetto intorno alla quale si sviluppa il progetto della robotica sociale, cioè la nozione di un agente che essenzialmente innanzitutto è dotato di un corpo, di socialità e di affettività. Infatti, la robotica sociale si è sviluppata nel periodo successivo alla cosiddetta crisi della conoscenza cognitiva classica o computazionalista. Insieme alla Human Robot Interaction e alla Cognitive Robotics, altre linee della robotica che partecipano con la robotica sociale, alla produzione di robot empatici o emozionali, è impegnata attivamente nel processo di strutturazione delle robotic cognitive science. Questo tipo di analisi è l'analisi che sostanzialmente sviluppiamo nel libro, Vivere con i robot, occupandoci di produrre un'esplorazione epistemologica della produzione attuale dell'artificial empathy, quindi dei suoi indirizzi di ricerca, dei suoi programmi di ricerca dei prodotti di questa linea della robotica contemporanea, al fine di individuare e studiare i modelli di processi emozionali a cui fa riferimento l'artificial empathy, intendendo come modelli schemi descrittivi generali, ma descrittivi delle emozioni che oggi intervengono nella produzione dell'artificial empathy. E questo da un lato per definire l'impatto di questi modelli sulle nostre ecologie sociali e dall'altro per definire le possibili implicazioni di questa analisi per il dibattito etico che oggi si sviluppa intorno all'artificial empathy e più in generale alla robotica sociale. Una delle ipotesi di base del nostro libro, forse l'ipotesi fondamentale del nostro libro, è che la robotica sociale debba essere considerata su un ramo dell'ingegneria, perché costituisce anche una nuova scienza dell'uomo, un'antropologia sintetica, cioè l'idea basata anche su un'esplorazione genealogica della robotica sociale, che presentiamo parzialmente in Vivere con i robot, è che la robotica sociale sia una nuova espressione di un'inclinazione genuinamente scientifica che dai tempi della protocibernetica, della cibernetica, quindi degli anni 30 e 40 del Novecento, tipicamente caratterizza la costruzione ingegneristica di artefatti destinati allo svolgimento di compiti cognitivi, in questo caso compiti di social cognition. In questo senso riteniamo che la robotica sociale possa essere considerata appunto una nuova espressione del metodo sintetico, da qui l'etichetta antropologia sintetica, cioè quel metodo introdotto ai tempi della protocibernetica, che sta alla base dello sviluppo della cibernetica, dell'intelligenza artificiale, oggi di alcuni rami scientifici della biologia sintetica, che spesso è descritto attraverso lo slogan Understanding by Building, comprendere costruendo, che è un metodo originariamente dedicato a testare ipotesi scientifiche su processi biologici cognitivi incorporandole in artefatti. Più concretamente, l'ipotesi di base del nostro lavoro, in questo campo del nostro libro, è che ogni agente robotico progettato e costruito dalla robotica sociale dell'artificial empathy contenga una serie di ipotesi ben specifiche sull'emozionalità e sulla socialità umana. In questo senso, ogni tentativo di introdurre e integrare uno di questi robot nei nostri contesti sociali equivale sostanzialmente a un esperimento a testare queste ipotesi. E per questo nel libro consideriamo la robotica sociale come un'indagine scientifica su chi siamo, una sorgente di conoscenza
una nuova angolazione scientifica offerta alla nostra autosservazione, alla nostra autoconoscenza. Sarà poi la relazione di cuore a entrare nei dettagli di quelli che individuiamo come contributi principali dell'indagine che proponiamo di vivere con i robot. Io quindi mi invito a descrivervi in un modo molto generale, a partire dal riconoscimento secondo cui artificial network e social robotics, attraverso la loro costruzione artificiale delle nozioni, tendono sempre più a distaccarsi dalla visione classica dominante della filosofia occidentale delle nozioni, tipica del senso comune anche molto presente nell'ambito delle scienze cognitive, che è la visione che descrive le nozioni essenzialmente come eventi privati che avvengono nello spazio interindividuale, sono accessibili sostanzialmente al soggetto dell'esperienza emozionale e solo in modo contingente e secondario attraverso l'espressione emozionale raggiungono la sfera interindividuale. A nostro avviso, artificial network e social robotics tendono sempre più a pensare e a implementare una visione delle emozioni di carattere relazionale. Anche questa è una visione delle emozioni che è caratteristica della nostra filosofia delle emozioni, anche se in questo ambito ha avuto sempre un ruolo marginale, certamente non dominante. La paternità di questa visione relazionale delle emozioni, che si è scritta a Thomas Hobbes, che nel suo trattato sulla natura umana descriveva le emozioni non come proprietà individuali, ma come proprietà relazionale. Nelle formulazioni più recenti, come quella proposta proprio da Paul Duchesne, che è un saggio scritto alla fine degli anni 90, Emotion, tradotto in italiano con il titolo Emozioni, le emozioni sono espressioni di meccanismi di coordinazione interindividuale, nel senso che l'espressione emozionale di un ruolo centrale nella visione relazionale delle emozioni ci immerge in dinamiche di mutua determinazione, di continua codeterminazione dei nostri stati emozionali, che ci permettono di coordinare in modo reciproco le nostre inclinazioni all'azione o verso il conflitto o verso la cooperazione nelle loro diverse forme. La tesi secondo cui artificial empathy e robotica sociale tendono a distaccarsi dalla visione classica delle emozioni per assumere una visione relazionale delle emozioni è una tesi che non solo intende sostenere che la robotica sociale supporta con i propri esperimenti, per cui li abbiamo concepiti e descritti come anticipavo, una visione relazionale delle emozioni. E la nostra lettura del rapporto sempre più stretto tra artificial empathy e social robotics su una visione relazionale delle emozioni implica anche la tesi che sempre meno queste aree della robotica tenderanno a cercare di riprodurre nei robot la nostra fisiologia delle emozioni per generare nei robot emozioni che corrispondono alla visione classica intraindividuale, privata delle emozioni. Sempre più a nostro avviso, artificial empathy e social robotics cercheranno di creare emozioni come processi relazionali, quindi sempre più cercheranno di creare nuovi specifici meccanismi di coordinazione affettiva con robot, intesi come meccanismi che generano delle co-trasformazioni degli agenti robotici negli agenti umani in interazione, permetteranno la coordinazione delle loro reciproche disposizioni all'azione. Riteniamo che si tratti di una tesi di applicazione significativa dal punto di vista dell'elaborazione di un'etica generativa per il dominio dell'artificial empathy e per quello della robotica sociale. In particolare perché permette di mettere in discussione la tesi che oggi domina la professione etica su questi domini e la tesi secondo cui i robot sociali, in quanto robot emozionali ed empatici, costituiscono una tecnologia incarnatrice. Questo perché non hanno una fisiologia di emozioni come la nostra, non possono quindi avere emozioni come le nostre, ma possono solo simulare emozioni, quindi interagire con questi robot significa esporci all'illusione di relazioni effettive e reciproche con degli interlocutori artificiali che, non essendo capaci di emozioni, non sono capaci di questa relazione. Questo è ancora più grave quando si tratta di progetti di robotica assistiva in cui sono coinvolti individui vulnerabili, come bambini con bisogni speciali, anziani in perdita di autonomia. Certamente si tratta di una riflessione etica che evidenzia dei rischi che sono caratteristici di questo tipo di tecnologia, ma anche una riflessione etica condannata all'inefficacia, non solo perché l'unica conclusione coerente con questa
benefici della propria tecnologia di minimizzare i rischi, ma anche perché è una richiesta che, come appunto sottolineato con la tesi precedentemente esposta, secondo cui la politica sociale e la politica sociale sono caratterizzate da una visione relazionale delle emozioni, si muove in uno spazio teorico e epistemologico di caratterizzazione delle emozioni diverso da quello della robotica sociale dell'artificial empathy. Riconoscendo i limiti della riflessione etica oggi dominante, abbiamo proposto di vivere con i robot un approccio di tipo alternativo che abbiamo chiamato etica sintetica. È un approccio che intende svilupparsi sulla base di una visione relazionale pluralista delle emozioni, e quindi sulla base del riconoscimento delle interazioni uomo-robot come sedi di circuiti affettivi genuini uomo-robot, cioè circuiti affettivi che sono diversi da quelli che sviluppiamo tra noi, diversi da quelli che sviluppiamo con gli animali, certamente molto più limitati, ma caratterizzati dalla loro specificità che vanno studiate. Su questa base, questo approccio etico propone non di bambini del mondo sociale, ma di usarli come strumenti di autoconoscenza e di autotrasformazione. Cioè non condanna i robot sociali, ma al contrario, intende partecipare attivamente al processo della loro costruzione, del loro game design, dei test reattivi a questi robot, dei processi di integrazione di questi robot nelle nostre ecologie sociali, fornendo concrete linee guida alla robotica sociale, all'artificial empathy, per massimizzare i benefici e minimizzare i rischi di questa tecnologia. Questo approccio di etica sintetica, perché riteniamo, costituisca una nuova applicazione del metodo sintetico, specificamente dedicata alla dimensione etica dell'interazione uomo-robot. Cioè, l'idea dell'etica sintetica è quella di studiare l'interazione uomo-robot dal punto di vista etico nei luoghi in cui questi robot vengono prodotti, nei laboratori della robotica sociale e dell'artificial empathy, e di studiare queste interazioni non solo rispetto ai loro effetti che sono evidentemente pertinenti dal punto di vista etico, ma anche rispetto all'evoluzione e allo sviluppo delle condotte etiche degli agenti umani, delle interazioni con i robot o delle loro scelte valoriali. E questo è un duplice obiettivo, dell'altro studiare il comportamento etico umano, con una particolare focalizzazione sulle interazioni uomo-robot, e secondo luogo migliorare la dimensione etica dei robot sociali, sviluppando indagini su specifici progetti di artificial empathy e di robotica sociale, che siano in grado di produrre appunto delle concrete linee guida anche a massimizzare i benefici e ridurre i rischi dei robot coinvolti appunto in questi progetti. L'idea è quella di sviluppare studi che muovono l'individuazione dei rischi insiti in questi progetti alla definizione di domande di ricerca da affrontare sperimentalmente nei laboratori dell'artificial empathy e della robotica sociale attraverso un metodo sintetico. Quindi come evitare pericoli di interazione affettiva tra individui vulnerabili e robot sociali, come sviluppare robot sociali che siano connettori sociali, cioè che stimolano le relazioni tra umani invece di porsi come strumenti di fuga dalle relazioni tra umani, come affrontare possibili comportamenti emergenti nelle interazioni con robot che possono condurre a condotte non etiche. L'invito dell'etica sintetica, cioè l'invito di vivere con i robot, è sostanzialmente questo: l'invito a pensare e a trattare i robot sociali come strumenti per la crescita della nostra autoconoscenza e per la nostra crescita morale. È un invito che risuona con l'etica dei sistemi complessi, dei sistemi auto-organizzatori, dei sistemi che osservano, fondata da Anselm Foerster. Cioè un'etica diretta a massimizzare le possibilità di questi sistemi, che sono essenzialmente delle possibilità di coevoluzione, nel suo caso. Si tratta della possibilità di fare dei robot sociali dei partner di coevoluzione. Grazie per l'attenzione. Un applauso lo facciamo tutti, anche se non lo sento. Registralo, registralo che non abbiamo. Facciamo finta che voi approcciate. Vabbè, è andato, c'è sul video, quindi vabbè, ecco, stiamo riprendendo. C'è un video. Magari ditegli che abbiamo fatto un applauso. L'ho già detto. Attenti. Molto sentito. Abbiamo dato questo segno, lei mi ha restituito. Va bene, confidiamo in te. Bene, ringraziamo anche per questa, credo, densa ma esaustiva presentazione dei temi, di, non solo del libro, ma dei presupposti metodologici, epistemologici, dei quesiti che ci si pone.
sociale e antropologia sintetica, e adesso lasciamo parola a Paul per la sua parte di presentazione, che approfondirà alcuni specifici aspetti che sono poi il suo primario campo di interesse e di contributo in questo ambito. Paul, thank you. If you prefer, just go close to this. Yeah. Well, this works. Okay, thank you for the invitation. Thank you to give me the chance to present the book. Actually, given the circumstances, Louisa and I didn't really have much of a chance to coordinate our presentations. But what I will do is, since I consider that she presented more or less the overall program of both of the book and of artificial empathy or social robotics, I will try to deal on some specific points, but well, we can talk about it later on. So social robots are robots that are made to interact with humans as social agents. They are most commonly used in healthcare, for example, as coaches for the rehabilitation of a person who suffered a stroke, as companions for the elderly, or children who are hospitalized for a long period, in specialized education, for example, for children suffering from autism, and also, but more rarely, in hotels, bars, and stores, as receptionists or as entertainers of some sort, and very often as both. They are, in fact, many different types of artificial agents with which we interact regularly, and that are, to that extent, social. Computers, apps of all sorts, ATM, smart terminals that we find in administration and services. These, however, are embodied as systems rather than as individuals. They only exist as parts or moments of a wider system through which alone they can act. Social robots, to the opposite, are three-dimensional, independent objects that can move in physical space. They can act independently, even when they are, as is often the case, only semi-autonomous, which is to say, controlled from a distance by a human operator, rather than being guided by onboard artificial intelligence. Examples of such social robots are Paro, a baby seal, Nao, a small humanoid robot, Pepper, a humanoid robot with a tactile screen on its chest, Geminoid, an android robot that is the perfect double of its creator, Berenson, a robot which serves as a museum guide, iClub, a childlike cognition research robot, Aibo, a dog companion robot, and Caspa, a semi-autonomous childlike robot, which is used in specialized education. True social robots are three-dimensional physical objects that can act independently the way a human or an animal would act. Central to social robotic is the idea that this form of embodiment makes a fundamental difference relative to other types of artificial agents, including virtual agents that have human-like appearance but only exist on the screen. This is a central part of what we think, that there are different types of artificial agents and that the embodiment of these agents plays a fundamental role in defining these or in determining these different. The proclaimed goal of social robotics is to create machines that can function as social partners. Machines that have a social presence, that is to say, robots that gives the human interacting with them the impression of being with another person. This, argues social robotics, requires that robots be able to express emotion and respond to the emotion expressed by their human partners.
Thus, an unspoken foundational hypothesis underlies social robotics that affect the affective dimension of interaction lies at the heart of human sociality. A machine cannot be or become a social agent, it is argued, unless it can also be affected by the effects of its human partners and able to react, to respond, to affect him or her human partner in return. Researchers in social robotics consider that to make a robot that has this ability is a fundamental research goal, but they do not see this as a hypothesis. Yet the question arises, is the central place which social robotic gives to effect really as central and important as it is assumed to be? Is the central in a way, all of social robotics may be viewed as an attempt to address this last question, since every experiment with a social robot can be considered as a stab at this question, an attempt to refine and define the hypothesis further to determine to what extent or what aspects of the hypothesis are true. Social robots are often viewed in the light of fictional characters, such as the Golem of Prague, the creator of Mary Shelley's Frankenstein, or Radius and other biochemical robots staged by Karel Čapek in Ruhr, and closer to us as Terminator or as Ava, the robot from the film Ex Machina. However, the forerunners of today's social robot are perhaps better represented by different fictional artificial agents who use their ability to think and feel in order to be accepted by humans as companions, rather than to rebel against them, or worse, try to exterminate humans. One of the earliest of these positive characters is Lester Del Roy's Ellen O'Loy, which was published, it's a short story published in 1938. A fictional robot that evinced many features of the machines which contemporary social robotics plan to integrate into human society. In Del Rey's short stories, two friends modify the latest model housekeeping service robot, giving it effective and relational skills. These skills form the central element of the plot, for they dramatically modify the status of the robot. Its human users begin treating this artifact, which they have created, as a person, rather than simply as a machine that cooks and cleans. Its social affective skill metamorphoses the robot from an object into a subject, an individual with whom a personal, even an intimate relationship becomes an option. Ellen, on the one hand, is a paradigmatic expression of the goal pursued by current social robotics, creating machines that cross over from the purely material to the social realm. On the other hand, her adventure introduces us to the real challenge posed by present-day social robotics. Social robotics suggests a conception of emotion that is different from viewing them as individual properties or as essentially private events. Social interaction, whatever else they may be, are joint ventures. Their success or failure, their permanence or fugacity, depend on all partners involved. And this characteristic of social interaction is central to social robotics. The emotions that emerge in social relations constitute a fundamental and integral part of the interaction should, in the same way, be viewed as collective reactions rather than as private individual events. Affective coordination is a process through which we jointly determine our reciprocal intention of action and intention towards each other. Game theoretical models, common in economics,
of coordination in economics or biology, and most approach to social action in psychology, sociology, or primatology, analyze how two or more agents whose interests at least partially converge succeed in coordinating their action to achieve a particular goal that they share. Because these disciplines assume that the convergence of interests is sufficient to ensure that agents will collaborate, these models never ask the question, who do you want to play with? And who don't you want to play with? Yet these questions are fundamental, both in human life and in social robotics. In social robotics, because a successful artificial social robot is one we want to play with, independently of whatever task we may engage in together. The central question of social robotics can thus be reformulated as, how do you create a robot people want to interact with? Not for a day, not for a week, not for a year, but want to establish long-term relationship with. In human life, this issue is also fundamental. Would it be only because the repulsion or pleasure that we find in interacting with others brings us to weigh quite differently the interest whose convergence or divergence the theory of games, rational choice theory, or psychology usually take as evidently given? Affect coordinates persons with each other. The point is not of coordinating the action of multiple individuals so that they can successfully achieve a common goal, but to determine whether or not they want to pursue a common goal, to play with it. Effective interaction is the way through which we coordinate our reciprocal intention of actions. It is prior to both cooperation and conflict or competition, as well as to indifference to others. For members of a social species like ours, that is to say a species whose members' advantage and disadvantage primarily depend on interaction with each other rather than on solitary relations with the natural environment, material situations underdetermine agents' interests. Effective coordination, or rather, individual preferences for this or that outcome are conditioned on other agents' preferences. Effective coordination is the mechanism through which these preferences are determined and through which the uncertainty concerning the other's intention towards me and my intention towards him is, or her, is lifted. If human robots' effective coordination can be successful, and to the extent to which they can, it raises the question of the ethics of effective relation with machines. Until now, this issue has been dominated by the claim that such relations can never be authentic because machines do not have emotions. Whatever the sentiment of humans towards the machine may be, they will never be paid back. Such a relation, it is claimed, will inevitably end in the end, reveal itself to be a fraud. However, if emotion corresponds to salient moment in a process of social coordination, rather than they are internal states of individuals, the central question of the ethics of human-robot effective interaction needs to be reformulated. For it is not the presence or absence of particular internal state that is as issue here. What is it? One way to approach this question is to ask, what distinguishes human-human or even human-animal affective coordination from human-robot coordination? How different is the process in one case and in the other? And what is the moral import of that difference? What distinguishes, say, Harold, friendly disposition
towards an aging and lonesome passionate pensioner from Dalvadar. What this, in Delray's story, Lena, the first robot that our two friends attempt to modify, giving her emotion, one evening explodes emotionally, shouting at them, indignant that they reproach her for having burned the dinner. How dare you blame me? If you did not rewire me every evening, maybe I would have time to get something done in this house. I find it very good. Would it be possible to create an artificial agent that could be humiliated and would fly into a rage as a response? Maybe. But as one Japanese roboticist once told me, there would be no market for such a robot. Effectively, Dave and Phil, the two friends, in reaction to her outburst, unplug Lena and decide to replace her by a more advanced housekeeping robot. This upgrade, however, did not prove entirely successful. Model 2, K2W88, or Ellen, as the robot is now called, that she can experience and express emotion, will soon is literally dying of heartbreak because Dave fails to return her love. What this short story makes clear is that vulnerability to others, to what they do or do not do to us, and vice versa, is a fundamental dimension of human effective coordination. However, it is in the context of effective coordination, what others do to us and what we do to them, we often do without doing anything to them directly. For example, by changing attitude and becoming unavailable simply because we became interested in something else. By paying attention to what interests you, by agreeing with you, by encouraging and supporting your endeavor, we are vulnerable to such change in the behavior of others. They make us happy or unhappy. They can move us to friendship and love, but also to anger and even violence. And they slowly affect our character, the long and long-term disposition. We are vulnerable to each other in that such changes in others' disposition changes us for better or for worse, spur us to action or to the opposite, confine us to procrastination and depression. Unlike a friend, a child, a lover, unlike Lena or Ellen, Paro, the baby seal robot, does not care if you suddenly abandon it, if you prefer what is on TV. Nor does it care, assuming that it could understand, if you would insult it for whatever reason, either important or frivolous. This invulnerability is the main difference between machines and humans engaged in affective interrelations. And it is what underlines our common obsession with deception. Robots, machines, cannot be hurt. They can only be damaged, destroyed, or unplugged. Unlike us, machines are, as Hobbes said of irrational creatures, unable to distinguish between injury and damage. Affective coordination, which is at the heart of human sociality, is, however, not altogether peaceful. As Kant famously termed it, ours is an unsociable sociability. If humans want and need to live together, they also fight in conflict. They flee and resent the presence of others as much as they seek and desire it. When we are attached to each other by hatred and jealousy as much as by love and admiration. Giving robots this vulnerability to their human partners and the sensibility that comes with it would either mean transforming these machines into helpless victims or giving them the ability to willfully harm the persons they interact with. That is why, at this point,
It is not necessary to answer the question, could it technically be done? The first and universal rule of the ethics of social robotics is that artificial agents should not harm those they interact with. We are vulnerable, and this raises the ethical question. How should it be addressed? A first step may be to ask, how is the attachment that humans develop to social robots different from the attachment they develop towards other objects? For the fact is that some people cry when the house in which they were born and raised is torn down and made to make room for a highway. Others are profoundly distraught by the loss of an object to which they are attached. It is normal for us to develop strong affective relations not only to people, but also to objects, to places, and even to abstract concepts. It is normal to step forward to defend and protect them. My point is not to claim that exactly the same form of attachment is involved when, for example, soldiers in Iraq beg mechanics to fit their landmine detecting robot that had been badly damaged in an explosion and to insist that they did not want a new one, but wanted that one back, their robot, and none other. Rather, the point is that there is nothing strange or surprising in this behavior, nothing that requires, in order to be explained, for us to assume that the soldiers falsely believed that their robot was more than a machine. The truth is that we do not know what difference there are between attachment to social robots and towards other objects. Yet such question needs to be asked. For it is only by answering them that we can discover the multiple dangers and advantages of interacting with artificial social agents. Answering them, however, is an empirical endeavor. There are no a priori answers to these ethical questions. And the answers will change as the machine becomes different and people develop new forms of effective interaction with social robots. In a book we call Synthetic Ethics, the Inquiry into this Evolving Moral Reality. Thank you. Passiamo il microfono e il podio ai nostri discusser, quindi invito il Beppe e Vivo. A prendere i posti, non so in che ordine vuoi, qualsiasi ordine. No. Diciamo, siamo giusti nei tempi, abbiamo iniziato a quarto d'ora, ma abbiamo pensato che i due interventi, sarebbero stati intorno a 20 minuti, Elisabetta e faranno 10-15 minuti di loro interventi. Allora, io ti, tu devi chiedere la presentazione, giusto Elisabetta? Sì. Che è questa, ti ricordo che qui ho messo anche le due YouTube, sì, nel senso non si apre, non riesce ad aprirsi, e all'inizio, ok, guarda, poi siamo stati qui, questo si deve un po' di uscire, se lo devo uscire, questo è un consiglio, un po' di disturbato, aspetta, ma questo c'è fuori, c'è il video di video, non è un audio. Grazie. Buon pomeriggio a tutti, grazie, per me è davvero molto, è un onore grande poter discutere con voi e con il professor Di Luce di questo tema che mi riporta agli inizi della mia carriera scientifica quando mi occupavo di intelligenza artificiale. Naturalmente dopo 30 anni il panorama dell'intelligenza artificiale è molto cambiato, quindi prendere in mano un libro che si intitolava non semplicemente Manuale di Intelligenza Artificiale, ma Vivere con i Robots è sicuramente interessante per chi si occupa di filosofia, di scienza sociale, perché abbiamo oggetti davanti a noi che fanno molte più cose, anche se
si poteva un po' prevedere, però diciamo che oggi abbiamo concretamente davanti un panorama che se siamo arrivati a parlare di etica significa che sta avendo un impatto molto forte nella nostra realtà concreta. Questo anche perché ho dato questo titolo a queste considerazioni e riflessioni, da Westworld al mondo reale, poi vediamo in che senso si può parlare di mondo reale. E volevo proprio cominciare facendovi vedere un trailer in realtà di una serie TV, Westworld, che per chi fa filosofia della mente, filosofia del linguaggio, intelligenza artificiale, molto ma anche forse storia delle religioni, molto interessante, perché è una metafora per tanti aspetti di ciò di cui parla anche il libro di cui stiamo discutendo. Ve lo faccio vedere così poi ne parlate. È già aperto. Dove lo trovo? Su Chrome, il browser. Giù dalla barra sotto. C'è il browser. Se non l'ho preso, no, questo non scusate. Non so se allora, questo è la cosa. C'è uno spoiler così. Lo schermo. Allora. Do you know where you are? Città alla serie, che cercherò comunque di non svelare per chi volesse vedersela se non l'avete ancora vista la trama, però perché ho voluto farvi mostrarvi questo? Perché secondo me è un po' difficile, senza l'aiuto della letteratura, è un po' difficile senza l'aiuto della letteratura e del cinema in questo caso, immaginare che cosa potrebbe essere interagire con dei robot sociali e sino a quando possiamo spingere questo concetto, perché anche nel discorso che si faceva prima si dava un po' per scontato che il problema tecnico sia risolto. Quindi noi stiamo discutendo di agenti sociali proprio nell'ipotesi che questi, con questi agenti sociali prima o poi avremo a che fare. Allora che facciamo? Mettiamo la migliore delle ipotesi, sono uguali a noi, cioè sono degli androidi indistinguibili da noi stessi, perché poi qualunque altra c'è ancora un effetto che se non raggiungiamo questo livello li facciamo simili ma non abbastanza, l'ho discusso bene nel libro anche il professor Di Michel, proviamo un senso di disgusto, almeno degli esperimenti ci dicono che c'è un effetto chiamato Uncanny Valley, per cui siamo un po' disgustati dal fatto che un essere agisce come noi ma non è abbastanza simile a noi, non empatizziamo con lui, e mi sembra che questo sia uno dei problemi messi in luce dal libro. E in questa serie invece c'è un ambiente, viene riprodotto un ambiente simulato, e il titolo italiano
cioè il problema etico. Cioè noi possiamo fare in questo mondo qualunque cosa ci vada con i robot sociali, no orientativi, dice la guida, si viene immersi in un mondo in cui si è anche straniati, perché non si sa quali siano in fondo i robot e quali esseri umani, è una delle... In questo trailer abbiamo anche sentito, ma se non riesci a fare nessuna differenza, che te ne importa se io sono umana o non sono umana? Questo tipo di battuta nasconde dietro una posizione filosofica consolidata, per esempio quella di Daniel Dennett, che diceva che l'intenzionalità, l'attribuzione di intenzionalità, in questo caso anche l'attribuzione di comportamento affettivo, di emozione, è appunto una nostra attribuzione, la stessa che riserviamo con gradazioni diverse, ma più o meno la stessa qualità, a esseri umani, animali, macchine, se sono robot sociali. Sospendiamo questo tipo di atteggiamento solo in caso di guasto, cioè se abbiamo davanti delle persone a cui non riusciamo ad attribuire gli stessi elementi di razionalità e di azione che ci aspetteremmo, stante le nostre conoscenze sul comportamento degli altri, che continuamente noi elaboriamo per poterci interagire. E questo mi sembra sia molto in linea con quanto si diceva sullo spostamento di una teoria da quella che è sempre stata un po' internalista, anche nel caso delle emozioni, a una teoria che invece è relazionale anche sulle emozioni. Quindi l'emozione non è più una qualcosa che uno vive da solo, ma è una relazione. Se non presupponiamo questo, ovviamente siamo un po' in difficoltà poi teoricamente a accettare la proposta di questo nuovo approccio sintetico allo studio della sociologia dei robot. Queste sono le domande che secondo me infatti ci suscita sia una simulazione come quella che ci viene proposta in Westworld e sia il libro che è oggetto del nostro discorso, ossia che cosa ci può insegnare la robotica sociale su come possiamo vivere insieme. Secondo me tocca proprio le corde più profonde delle nostre paure questa domanda, perché e delle nostre difficoltà anche etiche, perché se abbiamo, noi costruiamo degli oggetti per capire meglio noi stessi, però questi oggetti in teoria li dovremmo capire perché li abbiamo costruiti, in realtà se uno lavora con sistemi complessi non sa, si rende conto di non poterli controllare appieno, di poterne essere sorpreso. Allora questa è la situazione che poi ha spaventato tanti autori di fantascienza che hanno immaginato appunto le situazioni catastrofiche, mentre nel libro si cerca di esaminare le situazioni in cui la catastrofe viene prevenuta dall'instaurarsi di un sistema, di una riflessione etica, e si spera di poter discutere di queste regole etiche che poi devono essere applicate anche a livello politico, che è proprio la fine poi del discorso. E quindi questa dimensione sociale che dovremmo ritrovare anche quando siamo in presenza di soggetti artificiali ma con caratteristiche sociali, forse porta proprio alle estreme conseguenze di dell'intelligenza artificiale che ha attraversato diversi step, cioè immaginato diverse tipologie di possibili oggetti artificiali interattivi, non so, artefatti cognitivi, hanno avuto tanti nomi. Robot, anche se è un'espressione letteraria, è proprio l'estrema conseguenza. Quando riusciamo a fare quello, sembrerebbe che abbiamo capito davvero come funzioniamo, perché siamo in grado di riprodurre le regole, le regolarità causali che riconosciamo nei nostri comportamenti. E in questo percorso cosa è successo in effetti? Che due modelli teorici, anzi un modello teorico prevalente è sempre stato quello in cui la mente è vista come una qualcosa di interno al nostro io. Noi siamo dei contenitori e dentro di noi c'è la nostra mente. È un modello con una forte caratura metaforica che poi viene, nel momento in cui viene implementato, si traduce in strumento, diventa
ha una competenza letterale, però con un'idea secondo me molto simbolica. E sino a quando si è pensato così, per esempio le emozioni erano relegate come argomento nelle ultime 10 pagine dei manuali di circa 200 o 300 di intelligenza artificiale, e qualcuno la definiva anche una chiacchiera da salotto. Quindi oggi noi qui stiamo, invece abbiamo dato lustro, abbiamo fatto il contrario, abbiamo parlato di un volume in cui si parla di emozioni, che però non sono più viste, non dovrebbero essere più viste come appunto discrete e separate, e quindi abbiamo bisogno anche che si evolva il modello metaforico. E però anche per me le metafore non sono qualcosa di essenziale, cioè ogni teoria inizia da un'idea che al suo fondo è metaforica, quindi non sto dicendo una cosa per svilire la teoria, ma per dire che abbiamo bisogno di qualcosa che ci faccia cambiare prospettiva se vogliamo capire davvero in che modi nuovi possiamo utilizzare in società in cui oggetti artificiali e esseri umani devono in qualche modo interagire, quali sono le possibili conseguenze, perché il mondo di Westworld per esempio è molto violento. Infatti una delle battute diceva: c'è qualcosa che non va in questo mondo, un mondo violento in cui però i robot possono essere uccisi, ma tanto qui si aggiustano e si riattivano, mentre gli esseri umani chiaramente no, quindi le pistole che hanno i robot non possono uccidere gli esseri umani, ma il rovescio sì. È un mondo molto sleale, molto violento, visto dal punto di vista del soggetto artificiale. Empatizzare vuol dire mettersi nei panni di un altro, quindi se vogliamo parlare di social robotics, una delle cose che mi veniva in mente è che dovremmo cercare di capire se l'etica che vogliamo è un'etica utilitaristica, cioè i robot sono degli strumenti, sono degli oggetti che facciamo finta che siamo interattivi, ma in fondo li usiamo e basta, non possiamo farci nient'altro, oppure se vogliamo provare a fare uno sforzo di fantasia e attribuire la reale possibilità che non possiamo comportarci così perché non lo sappiamo, se poi non siamo in grado di scatenare qualche processo ulteriore. E qua non dico niente perché non vorrei spoilerarvi le cose che succedono nella fiction, però se abbiamo davanti qualcuno che ci assomiglia tanto, anche se siamo certi al 100% che sia un robot sociale, noi tendiamo a entrare in empatia con questo essere. Ci sono anche dei video in cui ci sono dei robot che sono chiaramente robot e si vedono che agiscono con degli esseri umani, e questi esseri umani li torturano, li tormentano un po', e vi devo dire che se li guardate provate un certo fastidio, cioè sapete che stanno dando una spinta ad un oggetto che non si offenderà perché riceve una spinta e che quindi insiste se ne fa dare tante, però non è una bella esperienza da vedere, cioè fa un certo effetto, e questo forse è un po' il senso anche della robotica sociale. Quindi ci sono alcune cose che nel libro mi hanno interessato in particolar modo e le ho riportate sotto forma di citazione. Una riguardava proprio questa differenza, cioè forse non ha senso, se vogliamo abbracciare davvero una robotica sociale, chiedersi se le emozioni si provano davvero oppure no, anche perché a volte non lo sappiamo, forse nemmeno noi esseri umani, quando proviamo un'emozione oppure no, e qualche volta siamo in grado di sospenderle peggio di un robot e di non empatizzare, non soltanto nei confronti di agenti artificiali ma anche di altri soggetti che però sono molto lontani da noi o ce li immaginiamo molto diversi e molto distanti. Noi vado un po' più veloce su questo per dire che anche nel testo si cerca di andare oltre i vecchi modelli e si propone un cambio di paradigma, e io proprio su questo a questo sono particolarmente interessata, perché è proprio nei cambi di paradigma in cui poi andiamo alla ricerca di nuovi inizi di teorie, quindi nuovi modelli metaforici che possano darci degli insights completamente diversi da quelli del passato. E non è facile, perché invece spesso modifichiamo qualcosa che conosciamo per ovvie ragioni anche
del modo in cui noi esseri umani ragioniamo e portiamo avanti le nostre teorie. Quindi, per esempio, le teorie della mente stesa, dell'embodiment nel libro vengono considerate un passaggio ma non la soluzione, se non ho capito male, perché sono considerate ancora un po' nell'ottica in cui ci sono delle separazioni, delle chiusure, delle divisioni e differenze che ci porterebbero a non poter capire cosa si intende per robotica sociale, per una etica sintetica. E quindi che cosa voglio dire? Che il fatto che abbracciamo una certa teoria ha anche un impatto poi sulle cose che facciamo, e quindi in questo caso anche nelle norme etiche che siamo disposti ad accogliere. E così come nel passato la metafora computazionale della mente, che poi è all'origine un po' di tutte queste divisioni, ha avuto tantissimi pregi, adesso la faccio breve, però prima che ci fosse l'idea che la mente poteva funzionare come un calcolatore, c'è stato un periodo buio per noi filosofi in cui di mente non si poteva parlare proprio, perché non era un'entità indagabile in maniera scientifica, la psicologia stava nascendo, si stava appropriando di questo dominio, i comportamentisti, diciamo così, avevano vinto un po' la battaglia per un po' di tempo, e quindi la mente veniva pensata come una scatola nera che non si potesse dire nulla. E invece quando la scienza dei calcolatori, l'informatica, la cibernetica, la sistemistica sono nate, allora, almeno io la racconto così, me la sono sempre immaginata così, era difficile argomentare che un cervello umano, una mente umana, non potesse fare almeno quello che faceva un calcolatore. Quindi, se un calcolatore poteva dare una risposta, usare simboli, fare un'operazione matematica con i codici che noi esseri umani eravamo in grado di fornire, allora perché noi non potevamo funzionare almeno nello stesso modo? Magari siamo anche qualcosa di meglio, ci consideriamo sempre molto speciali, siamo degli antropocentristi innatamente portati a questo. Le conseguenze sono state quindi buone, abbiamo potuto analizzarci, quello che diceva prima anche Christophe Michel, abbiamo usato questi oggetti per cercare di conoscere noi stessi, e in questo forse abbiamo un po' esagerato a un certo punto, perché si è dimostrato un po' andando avanti che non possiamo essere proprio delle macchine, perché facciamo cose che a un certo punto sono molto diverse da quelle che riescono a fare i calcolatori. Per esempio, quando prendiamo delle decisioni, noi le prendiamo in un modo in cui le emozioni hanno un ruolo fondamentale, i calcolatori o non le prendono o le prendono in maniera molto diversa da noi. Però ha avuto anche alcune conseguenze meno favorevoli. Per esempio, alcune idee che abbiamo su di noi non sono proprio giustissime. Vedere la memoria come un insieme di file o di dati archiviati è un po' fuorviante, perché la nostra memoria purtroppo non funziona esattamente così. Se funzionasse così andrebbe molto molto meglio da un certo punto di vista. Ma ci sono esempi con impatti sociali ancora più forti, ne ho scelto due che ci sono anche ridiscussi poi in maniera diversa nel libro, che ha anche citato nella sua introduzione di Michel. Per esempio, ci consideriamo molto, da un punto di vista molto meccanico, rispetto alle nostre malattie, o meglio, i medici ci considerano che gli oggetti che possono essere aggiustati oppure che si rompono non possono essere aggiustati più, in maniera molto più riduttiva di quanto invece potremmo fare, e che ci aiuterebbe in tantissimi casi nei processi di cura e terapia. Quindi, questo eccesso di questa metafora eccessivamente meccanicistica non ci ha aiutato in questo senso. E anche rispetto all'apprendimento abbiamo pagato un po' pegno per la diffusione, per la profondità con cui è stato interiorizzato questo tipo di approccio. Noi pensiamo che quando insegniamo qualcosa a qualcuno, un po' gli stiamo trasferendo una conoscenza, e in questo modo ce lo immaginiamo come un trasferimento simbolico. Io dico una cosa, uno mi ascolta, la capisce, perché abbiamo scontato sempre questo, nello stesso modo
e la ricorda e da quel momento la sa. Non funziona proprio così, e chi fa l'insegnante, e qui ce ne sono moltissimi, ha toccato con mano che questo metodo sarebbe bello se funzionasse, ma non è molto efficace. Quindi qual è la mia conclusione, la mia domanda, anche se vogliamo discuterne, di che metafora, cioè, esiste un'altra metafora, abbiamo idee su metafore che possono originare, dare origine a modelli teorici e quindi ad approcci epistemologici davvero molto diversi. Io un po' prendendo spunto anche dal concetto di coevoluzione come coabitazione che c'è nel testo di De Buchel, ossia partendo dall'idea un po' rappresentata anche in Westworld, anche se nel modo in cui abbiamo visto, che se mettiamo insieme delle persone di tipologia diversa, quindi specie diverse, umani e non umani, che in qualche modo devono interagire, poi osserviamo cosa fanno, sperando che questo ci insegni qualcosa e che ci consenta di fare che cosa. Dico, secondo me, però, per capire fino in fondo questo, dobbiamo proprio o trovare un altro, cioè trovare qualcosa che ci faccia cambiare la prospettiva. Cioè, con queste altre, noi siamo, rimaniamo esseri umani osservanti, ma queste altre entità, che statuto ontologico, epistemico avranno? Come possiamo, come potremmo interagire con loro? Con quali regole, con quali aspettative? E ho trovato molto interessante questo teorema. AI significa Amplified Intelligence e mi sembra che, senza scomodare la fantascienza, noi siamo già in un mondo oggi in cui anche cioè i robot veri e propri forse non li abbiamo o li usano poche persone, ma noi interagiamo in continuazione con artefatti cognitivi e interattivi che non hanno l'aspetto umano ma sono dei robot veri e propri a tutti gli effetti e che fanno, noi viviamo con loro già, forse non ce ne accorgiamo, non ne siamo del tutto consapevoli fino in fondo, forse anche sì, ma tantissime cose le possiamo fare oggi solo perché abbiamo esteso le nostre capacità di azione e di ragionamento con l'amplificazione che ci è consentita da tecnologie di natura intelligente. Quindi possiamo forse accantonare la parola robot, ma la parola intelligenza invece non ci serve. E questa ha inglobato un po' l'intelligenza artificiale. Quindi quello che forse ci servirebbe, a parte una nuova metafora, è proprio proiettare un nuovo modo di vedere le cose su quello che sta succedendo. Quindi, per esempio, delle diagnosi mediche fatte con l'ausilio dei big data sono migliori di quelle che può fare anche un medico bravissimo, perché in un'ottica di intelligenza amplificata una sola persona non avrà mai la possibilità di fare la stessa cosa in assenza di aiuti esterni. Quindi ci sono alcune, secondo me in questo momento abbiamo molte possibilità che cui dobbiamo trovare soltanto un organo di controllo che porti tutte queste possibilità verso una strada positiva e non verso una strada pericolosa, perché se diamo anche il problema di delegare ai robot le decisioni, non è tanto quello, cioè non dovrebbe essere quello l'obiettivo, ma secondo me almeno trovare un modo, un'etica che comprenda sia la nostra azione che quella degli organismi artificiali in un'ottica di amplificazione delle azioni verso obiettivi che qui sono d'accordo con, anche qui sono molto d'accordo con il professor Di Michel, spesso è proprio trovare accordo sull'obiettivo il problema, non tanto coordinare le persone per raggiungere un determinato obiettivo. E anche questo, per esempio nell'educazione sarebbe la stessa cosa, per esempio della medicina, ma nell'educazione avremmo lo stesso effetto, cioè abbiamo tante cose che possiamo usare, dobbiamo trovare il modo di utilizzarle in un modo nuovo, quindi non
non pensando più al trasferimento, ma pensando alla ricostruzione, alla progettazione insieme, alla sperimentazione dal vivo, come considerando strumenti in qualche modo, nel stesso senso in cui ho usato prima, anche questi enti artificiali che abbiamo a disposizione. Questo perché? Perché il messaggio, mi sembra, etico del libro è che dovremmo arrivare ad una accettazione sociale di entità che sono diverse da noi. E io estenderei questo, cioè per capire fino in fondo come coltivare questa accettazione sociale, penso sia utile mettere nello stesso insieme di specie diverse non solo i robot, ma anche in questo momento in particolare, questo è ancora più importante, ma anche specie umane diverse dalle nostre, perché non siamo davvero tutti uguali, quindi in questo le emozioni e l'empatia giocano un ruolo molto importante, tant'è vero che l'ascolto attivo, per esempio, passa per questa, per queste strade. Se noi vogliamo capire cosa una persona che non la pensa come noi pensa davvero, dobbiamo ascoltarla. Ecco, questa skill, diciamo, in questo momento è un po' in crisi. Non siamo molto capaci di ascoltare qualcuno che non è come noi, o che non la pensa come noi. E in questo caso abbiamo perso anche la capacità di mediazione, che è la parte politica che nelle ultime pagine del testo viene messa in discussione. E la parte politica è importante perché la mediazione tra specie diverse, se stiamo parlando di una scienza che vuole in primis essere sociale, riguarda i robot, ma riguarda anche tanti altri elementi. Chi difende le posizioni di persone che non hanno voce, come i bambini o certi tipi di persone con malattie o gli animali, ha un problema analogo. Però il vantaggio con gli agenti artificiali è che sappiamo come sono fatti, perché li abbiamo fatti noi, quindi quando diciamo sono strumenti per conoscere noi stessi, stiamo dicendo questo, che non dobbiamo inventare nulla, proiettare nulla, perché dobbiamo prendere atto delle conseguenze di ciò che abbiamo fatto e vedere se queste conseguenze sono socialmente accettabili oppure no, ed eventualmente cambiare rotta. Se ci sono altri 2 minuti per rendere anche in questo caso più concreto il discorso, vi faccio vedere un altro spezzone di un'altra serie TV molto diversa, che per alcuni è stato un flop tremendo, quindi anche se dico qualcosa non perché non mi sto invitando a guardarla, però secondo me invece, se uno la è comica e quindi non ha l'impatto drammatico di quella che vi ho fatto vedere prima, si chiama The Orville, e in ogni puntata, per come l'ho vista io, si mette in realtà in gioco un problema di natura sociale che nasce volta per volta o con enti artificiali, oppure ci sono tante specie nella galassia diverse, che fanno cose molto diverse, e in ogni puntata c'è qualcosa in cui si esaminano indirettamente e metaforicamente le conseguenze di qualcosa, le conseguenze di qualcuno che mangia una volta all'anno, le conseguenze di qualcuno che fa cose molto diverse dalle nostre, per cui l'accettazione sociale viene messa davvero in gioco. Questa è più divertente, la metto più per farvi fare due risate che per ragioni teoriche profonde. Questo è qualcosa che abbiamo sognato tutti
La seconda ragione è che
prendo io informazioni scientifiche, nel senso stretto, sono un laureato in fisica, da tanti di quegli anni non mi ricordo più quasi nulla di quello che ho imparato. Il processo di decadimento delle conoscenze nel mondo scientifico è talmente rapido che di quello che ho imparato mi sarà rimasto il 5%, se va bene. Ma ho una formazione scientifica, proprio la testa mi è rimasta, per cui sono. E avendo una formazione scientifica, quando andavo a scuola, all'università, mi sono in qualche modo imbattuto con questo personaggio, che non a caso dà il nome a quel personaggio di quella serie, che si chiama Asimov, che dà il nome anche ad un fantastico robot, quelli di Asimov, no? Che è di quelli di cui parla Paolo. Mi sono imbattuto in Asimov, attenzione, il primo libro, il primo racconto di Asimov, a occhio, non ricordo mai, possiamo verificare in diretta, è del 1940 e lui ha continuato a scrivere di questo per 60 anni. Ovviamente, come il suo grande affresco della galassia, i libri scritti negli anni 50 e quelli scritti negli anni 2000 sono completamente diversi dal punto di vista dell'approccio epistemologico. Asimov, da tecnocratico, diventa ecologista, per capirci, non proprio, ma insomma, da un approccio prevalentemente tecnocratico. Mette insieme il tema della complessità e dell'ecologia, però Asimov su questa cosa del robot, anche nel 1940, fulminantemente, c'è stato un periodo in cui non piaceva più tanto Asimov, anche a me, all'inizio piaceva moltissimo, poi Dick è diventato quello lì che si era solo Dick, è vero, le due cose sono molto interessanti, una fusione tra Dick e Asimov sarebbe interessante. Perché entrambi non si occupano di dettagli tecnologici, si occupano di visioni. La visione fondamentale di Einstein è una visione positiva del robot, anzi è il suo, la sua descrizione del robot è un modo per difendere la tecnologia. Attenzione, stiamo parlando della tecnologia in un'epoca in cui la tecnologia faceva tantissimo, ma era spaventosa. Difendere la tecnologia è il modo attraverso cui viene costruita, no, questa figura del robot, le famose tre leggi della robotica che devono evitare il complesso di Frankenstein, cioè gli esseri umani desiderano avere schiavi, ma nel momento in cui desiderano avere schiavi, perché avere schiavi significa non solo avere manodopera gratuita, gente che lavora per noi e che in una certa epoca storica è stata la condizione della democrazia e dello sviluppo massimo del pensiero umano. Se non c'erano gli schiavi, niente democrazia, se non c'erano gli schiavi, niente filosofia greca. Non solo sono la condizione materiale per il benessere, almeno erano, e sono ancora la condizione materiale per il benessere, ma gli schiavi sono anche la possibilità di fare del male senza avere mossi, sparare, spezzare, eccetera, eccetera. Rarissimi sono i casi in cui fare del male agli schiavi, quelli veri, quelli umani, all'epoca in cui loro erano poco più, anzi, degli strumenti dotati di luce, praticamente non era particolarmente rilevante. Quel mondo lì, non a quegli estremi, no? Però più o meno esisteva realmente un mondo. Quindi l'idea era il complesso e il robot che erano partecipi di questo desiderio dell'esserci nel mondo e cercavano di tranquillizzare gli esseri umani, non solo le tre leggi della robotica, ma i comportamenti reali del robot, laddove non si determinava un interessante conflitto tra le leggi, erano tesi. C'è un bellissimo racconto che è stato scritto per 200 anni degli Stati Uniti, che è l'uomo di centenario, cui è stato tratto da un film che è molto più brutto rispetto al racconto di Asimov, che è in cui tutto questo robot non solo suscita emozioni, ma coevolve, è straordinario questa cosa, è una vera e propria coevoluzione, coevolve con le famiglie, in particolare le bambine, le signore, che lo adottano, per cui è stato costruito per
fare da balia, da compagnia a questa bambina, questa bambina cresce, poi lei ha una figlia, eccetera, eccetera. Questo uomo, questo robot bicentenario, man mano coevolve in vari sensi, emotivamente, cognitivamente e per sua scelta fisicamente. Lui diventa sempre più simile, sempre più indistinguibile. Prima era un umanoide nel senso, poi diventa sempre più simile fisicamente. E alla fine, straordinario, c'è questo straordinario, bellissimo processo in cui lui infede se stesso, perché chiede la cittadinanza. Nel frattempo le sue, diciamo, la famiglia, che è un'importante famiglia, no? Come vede, il progressista libero americano, di ottenuto il diritto di avere un conto in banca, di non essere insultato, di non essere maltrattato e così via, e ha avuto il diritto di vestirsi come un essere umano, di non rendersi distinguibile fisicamente, lui chiede la cittadinanza. E chiede la cittadinanza con un'argomentazione, qui non faccio spoiler, un'argomentazione straordinaria, formidabile, ma comprendendo allo stesso tempo qual era la ragione per cui gli esseri umani non lo accettavano pienamente come essere umano, come cittadino degli Stati Uniti, in quel caso. Ed era l'idea della sua immortalità. E quindi l'ultimo atto è quello di sottoporsi a un trapianto, sostituendo in uno suo, esemplifico, il suo cervello positronico, il suo cuore meccanico, con un cuore, con un cervello e con un cuore possibile. Quindi, allora, questo, diciamo, ragionamento, questa cosa della fantascienza è un elemento di questa evoluzione anche del modo con cui Asimov tratta il mondo, è una cosa straordinariamente importante. Secondo me è uno degli aspetti chiave di questo libro, a parte quelli filosofici, etici, eccetera, l'aspetto, l'importanza della coevoluzione tra noi e degli artefatti, la cui natura è importante indagare, ma è molto più importante verificare. Non è importante capire. E qui veniamo a un secondo punto, poi ce ne ho solo un terzo. Il secondo punto è, nel libro si fa riferimento abbastanza a lungo, ne ha parlato anche poco fa, a un film di fantascienza che si chiama Ex Machina. Film molto bello, in cui diciamo queste donne prigioniere, schiave, nel senso proprio, da una donna schiava non si aspetta tutta una serie di cose, tra cui quella che tutti voi immaginate in questo momento, e donna schiava abilmente inganna la persona che è lì l'inganna con il meccanismo della seduzione, con il meccanismo dell'empatia, eccetera, eccetera, e noi stiamo guardando questo film, lo guardiamo, nonostante che il film sia un normale inganno di una persona prigioniera che vuole scappare. Se fosse stato un essere umano ci sembrava logico, invece ci sembra straordinario che questo non essere umano si comporti come un essere umano normalmente fatto per sfuggire a una servitù orribile. Cosa voglio dire con questo? Che l'idea che un'entità si comporti in un certo modo è, a mio avviso, più forte, non voglio dire totalmente rilevante, quell'indagine, è molto più forte del capire se ha degli stati interni che motivano questo comportamento. Un po' come si dice, sì, molto scherzosamente, se abbaia come un cane, scodinzola come un cane, mangia e ti fa le feste come un cane, probabilmente è un cane. Allora, l'idea che è un po', diciamo, l'obiezione molto intelligente che è stata
fatta contro un'intelligenza artificiale forte, quando l'intelligenza artificiale lavorava non sull'insieme dell'essere umano, ma solo sul cervello, pensando alla cervello, quello famoso paradosso della stanza cinese. Voglio dire, se io ho di fronte un'entità che io parlo in cinese, mi risponde in cinese, io comunico in cinese, che è molto di più di parlare in cinese, e mi risponde come risponderebbe un cinese, vai a capire se tutto questo è artificiale o naturale, è importante, quanto è importante. E questa è una bella domanda. Ultima osservazione, ritorno alla questione della vita artificiale di cui parlavo all'inizio. Allora, il libro parla di una particolare area degli agenti intelligenti che sono i robot, ma di una particolare area dei robot che sono i robot sociali. Perché in realtà i robot sociali sono attualmente una fettina piccolissima dei robot. Di robot veri ce ne sono tanti e sono determinanti nella nostra vita quotidiana. Sono già i robot non sociali determinanti per la nostra vita quotidiana, per l'organizzazione della produzione, per la guerra, per tante altre cose. No, stiamo parlando di robot, cioè entità, tra virgolette, intelligenti, incarnate in un oggetto fisico, non su uno schermo, e capaci autonomamente o semi-autonomamente di costruire delle relazioni. Ora, questo pezzo è un pezzo estremamente interessante per le ragioni che diceva alla fine del suo intervento Elisabetta. Stiamo parlando di una grande possibilità di sperimentare quello che siamo e quello che sono gli esseri senzienti o gli esseri capaci di relazione che noi incontriamo. L'invisibilità nei confronti degli altri animali è molto legata al fatto che, e se ci pensiamo al fatto che noi in qualche modo riconosciamo uno spazio relazionale del nostro rapporto con loro, relazionale non di strumenti, ma di esseri che entrano in relazione con noi con un loro punto di vista più o meno organizzato, strutturato, razionale o no. E questo è, se ci pensiamo, estremamente importante, anche perché agli albori della storia il processo di domesticazione è stato un processo di coevoluzione. Il lupo è diventato un cane, non per un determinismo, per una organizzazione scientifica degli esseri umani che voleva, perché le condizioni ambientali, le relazioni tra lupi e esseri umani hanno portato a un processo che noi abbiamo chiamato domesticazione, ma che in realtà è stato un processo di coevoluzione. Quindi stiamo parlando di questo tipo di cose, ma questo tipo di cose sono pezzi di un continuum dentro il quale noi viviamo, un continuum in cui abbiamo i robot relazionali, ma abbiamo anche le centinaia di altre cose intelligenti che fanno parte della nostra esperienza. Imparare a vivere con i robot serve, secondo me, a imparare a vivere nel futuro necessario di ciascuno di noi. Alzate le mani e andiamo. Andrea, magari porto il microfono così magari ci si sente. Hai visto il microfono? Fa un fruscio se non si dice. No, proviamo a fare così, ce lo possiamo tirarcelo. No, avviciniamo troppo e io ho parlato del professore Mosciara.
l'utilizzo dei robot sociali nell'ambito della, dell'aiuto didattico e dell'apprendimento per i ragazzi e i bambini autistici. Io sarei curioso di sapere in che modo e con quale efficacia sono stati utilizzati questi robot sociali nell'ambito. Ok. Do I need this? Does this work? Yes, we should check the little switch. Is it a switch? Yes, phrasing. Okay. It works. Okay, thank you. Actually, the robot, there's more than one robot which is used in this context. The robot which is most used is called Kaspar. And so what does it actually, what it does? I mean, it's a semi-autonomous robot, which means that it's not that somebody, there is somebody elsewhere that commands the robot. And the robot intervenes in interreaction with a therapist. So the robot doesn't take the place of the therapist, so to speak. The robot is a further form of interaction. What has been noticed is that autistic children seem to have a great interest for Kaspar. They react very well to him. And one of the also interesting aspect of this is that most adults feel Kaspar rather eerie, strange, bizarre. They don't want to be alone with Kaspar. It's very interesting. So why is this? I don't know. But this is, I know a lot of people who have worked with Kaspar, they say, I don't like to be alone in a room with Kaspar, even though he's not working. And one of the characteristics of Kaspar is that he has reduced complexity of facial features. He can move a little bit, but he has reduced complexity. And this is considered as being probably one of the reasons. Because some hypothesis is that autistic children have a hard time processing that type of information. And because Kaspar has less of this, they feel more secure with Kaspar. And they usually interact pretty well. And after a while, they will transfer this interaction to therapists or to parents. So that's the experience we've had so far with these robots. But, I mean, most everything that is done right now with social robot is experimental. In a sense, you can read scientific papers on this, but as you were saying, there is no massive use in society of these things right now. Most of this thing happens in experimental situations. So yes, there are some experiments in which Kaspar has worked like that. There might be somewhere he hasn't worked as well. I don't really know. So, you know, this is on science in progress. Right? No. Altre domande, interventi, commenti, Luca, Baggio. Sì, quattro idee confuse che insomma riguardano un po' tutti gli interventi da quello a distanza a quello in presenza, insomma, diciamo così. Ma non lo so, mi sembra che più o meno tutti gli interventi, in grosso modo, ci sia una figura che, come dire, volteggia nell'aria e forse posso dire come dire, ulteriore termine di paragone rispetto ai discorsi che sono stati fatti e tra l'altro insomma. Grazie davvero a tutti perché sono stati tutti discorsi ricchi, fecondi, da cui ho imparato molto, che sto imparando molto insomma tutti questi giorni. Chapek, quindi l'esempio del robot biologico più che appunto meccanico come invece sono quelli con cui abbiamo a che fare. Gli esempi fatti da professor Kodushel quasi all'inizio del suo intervento, cioè agli inizi dei Luca. Dobbiamo cambiare batterie, dai. Se io cambio le batterie non per i pezzi di. Sto facendo un po' scaspa. Mi spiace aver fatto scomodare tutti, ma in ogni caso, dicevo.
si è parlato appunto dei robot biochimici rispetto a quelli meccanici con cui abbiamo avuto a che fare. Lei, professor Pimichel, ha nominato alcuni, come dire, la relazione tra i robot sociali e caratteri, personaggi fizionali come Frankenstein, Golem, Terminator, eccetera, 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 no? Elementi che poi sono tornati, perché Frankenstein è tornato anche nell'ultimo intervento di Cecchini a proposito appunto del complesso, non di Frankenstein, di Golem, sì. Ecco, allora, non è che in qualche parte volteggia come punto di riferimento o anche come, come dire, oggetto di certe paure che magari abbiamo o di certe modalità di relazionarci con i robot sociali, il clone? C'entra qualcosa in questi nostri discorsi, il clone, la figura del clone, come interagisce o come potrebbe forse interagire la figura del clone con, appunto, per esempio anche in relazione all'intervento di Elisabetta Gola quando ha menzionato la questione dell'Uncanny Valley, cioè appunto di un rapporto di distanza, perturbazione che noi proviamo nei confronti di appunto esseri che si avvicinano, non si avvicinano, come, insomma, ecco, tutta questa questione, metterci dentro forse il clone, non lo so, mi è venuta questa, la butto qui come spunto di riflessione. Rendere più semplice la riflessione. No, certo, se ci complichiamo la non ci piace. So, well, the question of clones. Yes. I will answer indirectly. At the heart of your presentation, actually, less yours, but your presentation, there, what of the idea? And I think that's an idea we were trying to, I mean, that was also for us very important. The idea is the relationship between similarity and difference. And in a way, all these apocalyptic presentation of robot tend to present them as both absolutely similar and both radically different. Westworld is a perfect example of that. But at the same time, it comes to a difference that is not a difference, but yet that changes everything. And behind this is written, or behind this, or this carries what I think is something, is that we fail to see how much there is continuity between the development of robots and the development of technology, or as you were mentioning, domestication. In other words, we tend to see, oh, now things are radically different. They have never been like this. Everything was changed. The answer is no. And if we look carefully, we see that, what do we use robots for? Healthcare? Social services, on the one hand, warfare, on the other. This is what we use autonomous, three-dimensional creatures for. So, I mean, this is not exactly new in the history of mankind. I mean, this is what we've been doing all the time. So, in that sense, there is a continuity, and we wanted to insist on that. And we also wanted to insist on the fact that all robots are not born equal. What I mean by this is that there's radically different types of artificial agents. But we tend to think about them as all the same thing. We tend to think of Kaspar as the same thing as a search engine on the internet. But it's not. They're radically different type of cognitive agents and radically different type of creature. And that, I think, is really important to see that difference. And therefore, it allows us to ask more precise questions rather than the type of questions we tend to ask about what is technology good, which are such vast questions that they are not able to receive intelligent answers. So I think this is really important. So the question of clones is again a question of proximity, difference, right? And similarity. And it is also an attempt to play on this, because making a clone of yourself is making yourself that is not yourself, but that is yourself. We're playing with that, right? And the other aspect which I think is important here and linked to the fact that these machines are different
And in this we insist on is the political dimension. The political dimension, I think, is, I was going to say, more important than the ethical dimension the way we usually look at it. We look at it and we say, oh, is this good or is this bad? But actually, the question is different. The question is, why do we make these stupid machines? Why do we make robots? There's an article which is called, which became very famous, whose title was, who needs humans? Do we need humans anymore? They will be replaced by machine. But the interesting question is, who needs robots? We need robots. Why do we make robots? We invest huge amount of time, of money, of energy to make those machines. This is not for nothing. We have goals, and robots are used by people. And when we say that we abandon to machine decision, this is not what it means. What it really means is we abandon to some person who make the machines, who program them, who also use them for certain purposes, to make decision in the place of other agents. Saying that we abandon our power of decision to machine means that we abandon our power of decision to other people. And that's a political issue, and that's a fundamental issue, which we tend to overlook when we ask the question of, what does it mean morally to abandon it to a machine? Does it mean anything? I'm not interested. But I'm interested in knowing who we are abandoning it to. And many, for a difference between social robots, as we have defined it, and most of what I call system agents which are embodied as system, is that agents who are embodied as system have a social consequence which we can see very well, which is to concentrate power into the hands of less people. Social robots, because they are autonomous, because they act by themselves in a sense, they create new pockets of initiative, which is what always breaks down the concentration of power. I get excited about this, sorry. Maurizio, Emilio, sì, Emiliano, ci ha chiamato. Vogliamo risolvere? Maurizio, Emiliano, volevo ricordare che io non ho letto il libro ancora, sulla questione del sottotitolo, che mi sembra una parola molto importante, che è parte stato trattato soprattutto da Elisabetta, che è il concetto di empatia. Il problema dell'empatia è che, come dire, la normalità emotiva, come la possiamo chiamare, piuttosto selettiva, è molto individuale, che dipende dal background culturale che abbiamo. Per esempio, ci sono studi che chi ha letto più romanzi, per esempio, è più empatico rispetto agli altri. Dipende dall'educazione, dal contesto sociale. Perché noi abbiamo trovato spesso casi di qualcuno che è molto, molto empatico verso gli animali, però è tremendamente razzista, nei casi dei nazisti che hanno per esempio una fortissima empatia, magari pensate verso il suo cane, poi non aveva alcuna empatia verso molti dei suoi simili. Mi pare di aver capito, anche sentendo l'intervento di Elisabetta, che i robot potrebbero essere, no, degli strumenti per in qualche modo potenziare un certo tipo di empatia. Se io comincio a provare empatia verso un qualcosa di addirittura non umano o di non senziente, è possibile che possano rappresentare una sorta, se ho capito bene, di palestra di allenamento all'empatia. Ora faccio la domanda, perché questo riguarda un filone di studi che è quello che è chiamato delle filosofie del post-umano o del post-umanesimo, che fondamentalmente affermano che una vera e propria empatia, chiamiamola così, universale, non è tanto se noi riusciamo a provare empatia verso gli altri, ma solo se ci spogliamo della nostra umanità, cioè fondamentalmente se riusciamo, diventiamo noi robot, cioè se usciamo dall'umanismo definitivamente, e fondamentalmente solo se noi ci spogliamo, questo è brutto detto così, umanità nel senso di esseri umani, e quindi riusciamo effettivamente a provare empatia per tutto ciò che ci circonda. Quindi in questo caso la domanda fondamentalmente è questa: non è tanto i robot come palestra di allenamento all'empatia verso qualcos'altro, ma i robot come palestra di allenamento per diventare noi stessi, senza sensi di colpa fondamentalmente, e finalmente non umani, uscire dalla nostra gabbia di umanità e aprirci ad altre forme di esistenza. Ecco, non so se si è capito. Va bene.
Ma magari, maybe I collect all the questions and then tu anche mi scassi. Yeah, it's not only for me. Allora, Maurizio e Fornato. Sì, la mia è una sola piccolissima notazione, insomma. E anche vedere come una storia personale, quando ero bambino, mio padre aveva una macchina e a un certo punto l'ha venuta per cambiare la diventata vecchia e camminando con la nuova macchina parcheggiata abbiamo visto la vecchia macchina e mia madre si è emozionata perché era la sua vecchia macchina, parlavamo del 74. Questa empatia, che hanno provato gli operai nelle macchine, nelle apparecchiature con cui lavoravano e che distrestavano, cambia molto rispetto a una intelligenza che appunto la vecchia macchina della mia famiglia non aveva, ma probabilmente potrebbe essere dominata in altri modi. Oppure siamo, questo che ho detto prima, tornare a Bibbo, che mi sembrava il suo intervento nella stessa questa direzione, davanti a una nuova forma di specismo e quindi anche di antispecismo. Mine is a very simple question, and is not projected in the future but regards to the present. I have no information about who is in a position to afford a role. So, I mean, I'm thinking about a new gap, a widening gap between rich countries which can afford robots for, I mean, for manufacturing in Europe or for warfare and the rest of the world. I have no idea what's the price of Casper, for example. I mean, is it Casper feasible for someone from Poland? Maybe a German can afford to buy Casper for a patient. I can answer this question immediately. Casper is not very expensive. Casper is about, I think, 3,000 euros. So it's not massively expensive. And Taro is about 6,000 euros. So, I mean, it is expensive, but they're not extremely expensive. And Casper has another advantage, is that you can actually download the programs of these robots, and you can actually print, by the 3D printers, parts of Casper if they break. So it is, you can remake this robot. So, for sure, social robots now are used in rich countries, and some of them are very expensive, but as I said, most of these robots are at a experimental level, but the robots which are used in health domains are not excessively expensive. I mean, they're not cheap, but they're not excessively expensive. And in rich countries, some individuals buy these things for themselves. So, for example, in Japan, some people buy Paro as a pet, personal pet animal, because Japan is a rich country, and some people who think it's more fun than having to clean beyond your dog. Is it realistic to think about a competition between migrants from poor countries and robots? I mean, migrants... Well, there is a competition, but it concerns not social robots, it concerns industrial robots. I think. But I don't think that as far as social robots is concerned, there was a question about the empathy. Yes, and the question about Maurizio. I don't know if you want to react on that. Or Maurizio's question was also on Vivo, from Vivo. So maybe you could take over. I think Paul can answer, and then you go for it. Okay. But concerning the empathy, I just want to say something about the term artificial empathy. The term is a kind of an accident. It really is. Actually, Luisa Damiano came to, as a postdoc, to work with me in Japan. And she wanted to work on, and well, she did work also on that, on
recent development in cognitive science, especially mirror neurons and all other things, in relationship to empathy. Okay. Once she was there, it still proved out that the Japanese system, which is called GS, Japanese Society for Promotion of Science, which gave grants, would give a grant to a postdoc student and the supervisor, in this case me, because it has to be somebody in the university. And it was supposed to be related to her project, but not identical. So we said, we thought about this, and we thought, hey, we could look at robots which have social behavior and so on. And we asked, and then we came up with this term, artificial empathy, because we thought the money brokers will love this. And they did, they gave us money. So that's how it started. So the way we use the term empathy is more or less as a blanket term to cover everything concerning effective relationship between agents. So one should not, I would say, invest too much in that term, right? And as for your question, tu peux en dire un peu en français? No, je vous posais la question. Je racontais une petite histoire à propos de ma famille, c'était 510, 512. Est-ce qu'on est dans une nouvelle possibilité de considérer que tout ça c'est du spécisme en français, je crois, c'est on a du spécisme. What is all that we should consider as specism? Is it the fact that we react to a certain way we react to robots? I think you can give up on the point. It's a reaction. It doesn't like Mike doesn't like the questions and answers, but. I think that, I don't know if specism would be the right term. I mean, in the sense that it clearly is a reaction between us and them, right? But it's not clear what them are. And to a large extent, I think that the them to which we react is a pure projection of us rather than them. That's what I would think. I would be tempted. Thank you. Posso dire una cosa io? Certo. Una piccola chiosa sul libro, mi siedo qui per due cose. Non so se devo rispondere alla tua domanda perché avevo pensato di invitarti. Lo dice la fine. C'è una cena. Ma visto che hai menzionato la schiavitù e l'idea che lo schiavo è disposto, cioè come dire, se ne può disporre senza poter c'è, ricordiamoci che come dire, un dialogo che ci piace molto, l'Eutifrone, Platone, il figlio accusa padre per aver ucciso lo schiavo e dà luogo poi a quello straordinario, fondamentalmente diciamo, la risposta di Socrate sull'origine della pietà, della moralità interessante perché non presuppone come si dice la trascendenza divina. Quindi, nonostante usavano schiavi certamente come base economica, diremmo oggi, per poter riflettere, tuttavia vedi proprio questo fatto era all'origine di uno dei più maestosi contemplazioni su che cos'è il giusto. Tuttavia vorrei dire un'altra cosa che secondo me è interessante sottolineare in questo libro, perché Luisa ha menzionato questo passaggio da, diciamo, modello della mente classica, il corpo, mente, a quella dell'embodied. Nel libro invece noi abbiamo una ancora più sofisticata, a mio avviso, interpretazione, questo è emerso dall'intervento iniziale di Mouchel, e cioè anche la ipotesi embodied presuppone tuttavia che c'è non più una mente,
astratta, ma un corpo che interagisce con il suo ambiente, ma presuppone sempre un individuo e un esterno. C'è un mondo e c'è un'entità, quindi soggetto-oggetto. Poi questo siamo molto più interconnessi, non è più distanziato, non è pura contemplazione. Qui dentro c'è un'ipotesi che questa relazione, diciamo cognizioni, si crea come una relazione tra individui attanti che interagiscono tra loro, ed è questa relazione che crea significato e che crea forse, questa potrebbe essere un'interpretazione radicale, anche quello che noi percepiamo soggettivamente come emozione o affetto. Quindi non è solo embodied, ma interazione. Come questo è, a mio avviso, una ipotesi per cui, tra l'altro, non viene mai menzionato tra le dighe Aleggia anche Girard, perché è questa l'ipotesi a livello base di questa connessione tra soggetti che crea, non soggetto oggetto. L'altra cosa che volevo dire è che per questo però è una domanda per Paul ancora su questo punto, cioè che quasi come se noi potessimo interpretare fatti su di noi, la cosa forse la più divertente o stimolante ipotesi di questo libro è che nel costruire questi oggetti e costruirli in molti modi, provare a fare una cosa, poi vediamo come va, poi lo facciamo in un altro modo, quindi questo understanding by building, come diceva Luisa, noi stiamo rivelando qualcosa anche su di noi, e che questo aspetto relazionale sta emergendo precisamente come, come dire, una espressione, una emersione dalla costruzione delle condizioni di una qualche relazione. Una relazione è uno scambio, non è una relazione reciproca, è una relazione totalmente diversa da quella che noi presupponiamo tra soggetti che assumiamo siano soggetti morali l'uno dell'altro, oltre a quello di non poter risentire, di avere risentimento, eccetera, eccetera. Che però questo processo di costruzione degli oggetti rispetto ai quali noi esprimiamo relazioni, attaccamento, eccetera, eccetera, rivela qualcosa su come siamo fatti, fino al sospetto che tu, Elisabetta, ci hai dato, perché che quando la robotessa dice cosa ti cambia, verrebbe quasi il sospetto di dirsi beh, forse anche io qua dentro sono una macchina, e che quindi è l'unica cosa che questo è il timore radicale, filosofico profondo, diciamo, dove entra in gioco il riconoscimento, il tema del riconoscimento, hai capito Luca, cioè, come dire, tocca un punto fondamentale, e questo dubbio viene forse insinuato, cioè, come uno può leggere questo libro dicendo chissà se noi tra di noi possiamo davvero funzionare anche senza questa ipotesi, diciamo, del no? Va bene. Vivo Elisabetta e poi Paul in case, giusto? In case. Non è che abbia molto da dire in più rispetto a quello che è stato già detto anche sull'empatia o anche sul clone, cioè sono tutti aspetti che ruotano attorno alla stessa paura, cioè se noi costruiamo dei robot così performanti, e se rinunciamo alla vecchia idea che noi siamo delle, cioè che il nostro io, la nostra unità, il nostro autoriconoscimento sia soltanto nostro e sia interno a noi, e che la coscienza, per esempio, è un altro concetto di chiacchiere da salotto, ma noi siamo alla fine, quindi si può fare la chiacchiera da salotto, si immagina nasca per bootstrapping su un input iniziale che però è meccanico, certo. Quindi sì, a lei già davvero, se uno accetta una posizione così radicale e nuova, la necessità di una accettabilità sociale, se non altro perché abbandoniamo l'idea che noi siamo tanto meglio di altri. E Isaac, il robottino di The Orville, ha proprio questo piccolo problema: lui pensa di essere il meglio di tutti. Infatti, c'è un'evoluzione emotiva, che è la cosa interessante di quella
serie. Per cui alla fine diventa, lui viene mandato ad osservare gli esseri biologici inferiori, e quando torna tra i suoi simili, che sono tutti cloni indifferenziati l'uno dell'altro, lui è l'unico diverso, con gli occhi blu anziché rossi, e diventa capace di prendere decisioni emotive, anche se lui le emozioni non le prova, ma le ha sostanzialmente imparate dall'interazione con i due ragazzini a cui fa da babysitter, e questa donna che inopinatamente si innamora di lui e indirettamente gli insegna i comportamenti sociali legati a quel comportamento. Se dobbiamo dire c'è essere vero amore, no, però è indistinguibile, come tante altre cose, alla fine il comportamento di autentico da uno non autentico, se il livello di interazione raggiunge lo stesso stato qualitativo. Quindi si tocca abbastanza in profondità le nostre paure più profonde, questo discorso. Se forse i cloni appartengono a un'altra famiglia, che è quello sempre molto presente nella letteratura fantascientifica della ricerca dell'immortalità, che assieme all'ibernazione, cioè, per cui ovviamente le analogie, le differenze, però diciamo, e poi non abbiamo dimenticato, ma abbiamo dimenticato tanti gli zombie, perché lo schiavo per eccellenza, la cui, diciamo, il cui problema non è l'intelligenza, ma la violenza, la forza, è lo zombie. Quindi anche lì un'altra delle paure degli esseri umani. Quindi ci sono tanti altri aspetti che potremmo approfondire in un tema del rapporto tra la comprensione del mondo e i miti, fantascienza, che poi i miti e fantascienza assomigliano un po' a alcuni aspetti. Per quanto riguarda la questione che poneva Maurizio, c'è un ciclo di fantascienza molto interessante che si chiama Ciclo dell'invasione, di un tale che si chiama Tarzan, che ha scritto centinaia di libri. Non sono particolarmente belli, di bello il suo c'è un racconto molto interessante che ti spiega come non sia la stessa cosa opporsi al colonialismo inglese e al nazismo. Che siano due cose, cosa che in questi giorni potrebbe essere interessante riguardare, ma quello lo lasciamo da parte. Nel ciclo dell'invasione, gli alieni arrivano sulla Terra nel 1941 in piena guerra mondiale, e uno degli effetti di questo arrivo degli alieni, che sono molto diversi da noi, che sono molto superiori tecnologicamente, è un difficile, progressivo, no? Alleanza tra tutti i terrestri, nazisti, bolscevichi, angloamericani, giapponesi, difficilissimo perché prima si temono tra di loro, contro la specie aliena. La specie aliena è, anche per quelli sono davvero cattivi, quindi non le sentono nel perfetto, ma è più nemica dei nemici di due anni prima, più nemica dei bolscevichi per i nazisti, eccetera, eccetera. E quindi c'è una questione, e una delle cose su cui mi interrogavo, adesso che ormai abbiamo scoperto che c'è stato un periodo non piccolo della storia umana in cui nella Terra ci sono state almeno tre specie umane contemporaneamente, forse di più, ma sicuramente tre, e diciamo che cos'era lo specismo a quell'epoca, tra Neanderthal, come si chiamano, Florinensis e Sapiens Sapiens, che cos'era l'identità di specie, c'era l'identità di specie, oppure no, forse l'identità di specie è qualcosa che viene dopo. E la stessa cosa è la domanda che mi facevo prima, nell'epoca della coevoluzione tra lupo e essere umano, c'era questa idea, no, di dominio della nostra specie, no? Che poi invece qualche centinaia di anni dopo, qualche millennio dopo, è venuto fuori il fatto che Dio ci ha dato un dominio su tutti gli altri esseri umani. Per rispondere alla domanda, io credo che anche questo in parte implicito nel volume, che sì,
sia un buon antidoto contro lo specismo inteso come idea di una diversità assoluta, di un privilegio assoluto dell'essere umano sugli altri, sulle altre entità intelligenti e senzienti. Questa cosa che abbiamo introiettato, questo anche per questo, è probabilmente un grande limite della nostra cultura, della nostra civiltà. Quindi forse i robot si possono insegnarci a questa, diciamo, essere diversamente empatici. Probabilmente per essere diversamente empatici bisogna essere un po' meno umani, forse. Just a final word. Yes. Yeah. Ah, okay. I agree. No, okay, I'll say something. Yes, I agree actually that this is a central problem. I just want to add one thing. Just as there is the idea that we are cognitively in some way radically different from everything else on this planet, perhaps in the world, and that this creates an absolute split, just as this idea is false, I think is just as false and dangerous the idea which has now become common that there is no difference. That we're just like crabs or, I don't know, cockroaches. I mean, intellectually, well, I don't think that's true. What is interesting is to be able to pinpoint the differences, to show where it makes a difference. And I'll make another comment, actually, because now I wanted to say that earlier, now that comes to me. One thing you said, which I agree 100%, I think is really fundamental, is the fact that in the type of systems you're talking about, but actually in all systems, the transformation of very small basic rules can bring about what must be described as catastrophic difference, in a mathematical sense of catastrophic. And that, I think, is really important for these things, because this can be small differences that bring about incredibly large changes. And that is something which is really important to keep in mind, that you don't to bring about large changes, you don't necessarily need to create, so to speak, step by step these large changes. You can just slightly modify basic rules of behaviors, and what will come out as a social result will be completely different. And I think, to come back to what was the theme of this whole meeting from the last 10 days, this, I think, is central in René Girard's analysis of the world.